Ehi, bentornati in questo nuovo episodio di Pokémon Perla, Eglok, io sono Dlarz e nello scorso episodio abbiamo sgominato per la prima volta in maniera ufficiale il Team Galassia. Dunque, prima di cominciare in questo non nuovo percorso, perché non è un nuovo percorso, vi invito già da subito a lasciare tanti bei pollici in su, vi raccomando, voglio vedere tanti tanti like, arriviamo almeno a 4000 pollici in su per questo episodio, anche perché nello scorso episodio di Pokémon Perla non abbiamo raggiunto i 4000 like. State già iniziando a perdere le scommesse con me, ragazzi? Ai ai ai, non ci state arrivando più a 4000. State perdendo la sfida. Intanto, si parte con questo primo allenatore di giornata. Noi abbiamo in squadra l'uovo fantastico che non si vuole schiudere, ma siamo contenti così, direi. Intanto, Fortress, te la vedrai con il mio bellissimo Brando. Certo, sempre se non fai tipo rimbalzo. Grazie, sarebbe molto carino se tu non lo facessi. E ciaone! Tra l'altro mi avete detto, Dlarz, ma perché non metti il trucco per far schiudere le uova con un solo passo? Perché ci abbiamo già provato, ma stranamente il cheat non funziona. Quindi non so perché non funziona. Ovviamente ho già un altro cheat attivato che tecnicamente dà a tutte le uova la facoltà di schiudersi in pochissimi passi. Non sappiamo perché, ma quest'uovo che ho adesso, ovvero l'uovo di Pingu, per qualche strano errore non ha la descrizione che dice che si schiuderà presto, ma ha la descrizione che dice che ci metterà un sacco a schiudersi. Quindi è tipo un uovo che si è buggato. E potrei sostituirlo, ma andiamo. È figo avere un uovo buggato, quindi ve lo terrò così. Intanto Kyogre, fantastico, grazie. Proprio mi andava proprio di sfidare un leggendario. Intanto facciamo leggendario contro leggendario, dai, vediamo cosa sai fare. Giudizio! Voto 10! Che poi sta cosa di Arceus che usa voto, che usa giudizio e fa voto 10, l'avete detta voi nei commenti e... oh mio Dio! Cioè, certe volte il trash lo portate voi da me e non io da voi, ed è fantastico. Mettiamo un attimo Natsu dentro. Andiamo a fare un bel gelo raggio. Oh yes! Livello 13 per Natsu, molto bene. Illumise, teniamo Natsu. Andiamo a fare beccata. Benissimo, vento gelato. Va bene, vuoi giocare con il ghiaccio? Oddio, mi ha fatto zampino. Vabbè, non mi leva niente a questo punto. Ah, giusto, io ho pure l'abilità. Guardate come Natsu ha neutralizzato zampino. Questa è la prima volta che la vediamo proprio attuata questa abilità. Quindi ottimo. Allora, non ho visto che Pokémon avrebbe mandato. Mi sembra Vaporeon. Quindi andiamo a cambiare Pokémon e mettiamo in campo. Per adesso mettiamo un attimo più, meno, meno, più. Così faccio il cambio di nuovo e gli faccio guadagnare un po' di esperienza. Brando! Andiamo a giudicare anche Vaporeon. Voto 10, perché è una delle mie evolution preferite. E per dessert, psicoraggio. Oh mio Dio. Ci manca solo che adesso vi do corda con questa meme di Brando Borghese. E intanto raccogliamo una bacca paglia, molto molto bene. Andiamo a sfidare lei, che dovrebbe essere una profumina, se non ricordo male. Profumina, fantastico. Surskit, ok, cambiamo Pokémon e mettiamo di nuovo Natsu. Vabbè, hanno tutti oscuro tuffo! Ma perché in questa serie hanno tutti oscuro tuffo? Cosa cavolo succede? Va bene, giudizio, voto 3. Perché hai pure tu oscuro tuffo come tutti gli altri e sei mainstream. Intanto Natsu è al 14, molto molto bene. Qui c'è uno strumento nascosto, ben da scelta, lo sapevo. Perché mettere delle scale che conducono a un'isoletta di terra con del niente? Non ha senso! A meno che non ci sia uno strumento nascosto, in quel caso c'era. Poi la fortuna di vedere questa serie su Pokémon Perla da parte mia è che praticamente mi ricordo un sacco di cose, quindi... E vai! E perché hanno tutti i leggendari oggi? Kyogre? Zapdos? La vogliamo smettere? Andiamo Brando? Certo, facciamo sempre leggendario contro leggendario. Finché non la smettete di comportarvi in questo modo ignobile! Psicoraggio, ciao Zapdos! Erzal 12, fantastico, non ho visto che Pokémon avrebbe mandato... Però noi mandiamo più, meno, meno, più. Giratina! Basta! Basta! Perché? Basta! Vai, Brando. Cioè, abbiamo iniziato l'episodio da nemmeno 5 minuti e già 3 leggendari. 3. 3. Ti faccio Fendispazio, che è super efficace. E di nuovo Fendispazio, così te ne torni nel mondo distorto, felice e contento a fare gli yaoi con Cyrus. Oh mio Dio, che cosa ho appena detto? No, no, non osate fare dei disegni o dei meme sugli yaoi tra Cyrus e Giratina. Ragazzi, no! Lo so già che state aprendo i vostri programmi. Non fatelo! Non fatelo!
Tanto lo so già che lo farete lo stesso. Maledizione! Ora che l'ho detto. Soprattutto le ragazze che mi stanno guardando. Io lo so che voi adesso lo volete fare. E so anche che state ridendo in questo momento. Non ci provate, eh? Non ci provate! Non lo fate! Oh mio Dio, no, Cyrus è uno dei miei personaggi preferiti del mondo Pokémon. Non voglio vedere gli yaoi dove c'è Cyrus che ha accarezzato dolcemente Giratina e Giratina che fa le guanciotte rosse. Per favore, no! Ha una dignità, Cyrus. Non rovinatela. Che lo dico a fare? Tanto pure in Zaffiro Alpha dicevo, ragazzi, non fatelo. E poi, dopo 5 minuti che usciva l'episodio su Instagram, ero già pieno. Maledizione. Ehi, come andiamo? Girafarig! Che poi, se non sbaglio, qui vicino c'era un'allenatrice nei giochi originali che aveva un Piplup, se non ricordo male. Ed è una cosa fighissima. Peccato che questa sia una randomizer e quindi mi ritrovo leggendari, 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 leggendari. E guarda come mi usa frustrazione. Giudizio! Voto 2, come le facce che ha Girafarig. Una sulla coda e una sulla faccia. Una faccia sulla faccia, giustamente. Livello 17 per Brando e sono stato scottato. Però aspetta, non spreco uno strumento perché qui vicino, se non sbaglio, ci dovrebbe essere una casetta dove ti curano. Quindi fantastico, giustamente. Prima di entrare nel Bosco Evopoli, ci sta. Allora, direi di mettere Brando e di fare vampata direttamente su questo Venusaur perché... Oh mio Dio, perché giustamente se mettessi Mad col Piovischio non lo butterei giù mai. Anche perché Venusaur è abbastanza tencoso, quindi ok. Però io ho un Pokémon bruciato, quindi vediamo di muoverci. Salve! Combat Girl che mi manda Golem? Va bene! Chi cavolo mando adesso però? Allora, devo sperare che non abbia tipo mosse terra. Sonic Boom, ok. Zuffa. E vai. Livello 16 per Mad. Fantastico. E qui raccogliamo una lastra ferro. C'è del testo inciso sulla lastra. I frammenti della creazione dell'universo compongono questa lastra. Ok, troppo belle le lastre comunque, eh. Quando ero piccolo mi mettevo a leggerle tutte. Quando le raccoglievo. Blissey! Oddio, posso buttarlo giù con Erza. Proviamoci, spaccaroccia. Oddio, frana. Ok, spaccaroccia. Ancora spaccaroccia. Ho detto ancora spaccaroccia, ok. Spaccaroccia ancora! La prima lotta in singolo vinta da Erza. Attenzione, attenzione che raggiunge il livello... Non ci credo. Per una volta sono io che voglio imparare Oscuro Tuffo dopo che tutti me l'hanno utilizzata contro. Assolutamente sì, al posto di azione, perché attrazione può essere utile. Attrazione può essere utile. Olè! Adesso ci facciamo curare! Curami, donna! E per una volta non lo dico all'infermiera Joy. Quindi adesso che siamo belli in forma, possiamo andare qui sotto a prendere un altro strumentino. Una Safari Ball! Molto molto bene. La tipa lì sotto l'abbiamo già affrontata, quindi a posto. E direi che possiamo dirigerci in tutta tranquillità verso il Bosco Evopoli. Dove ci aspetta Demetra, che ci accompagnerà con il suo Chansey. Che, aspetta però, forse ce l'avrà randomizzato e quindi Chansey non ci sarà. Ma va bene. Oh, ragazzi, la musichetta è qualcosa di celestiale. Mamma mia, adoro, adoro. Mi vengono in mente, sapete cosa? Delle immagini nella mente, proprio dei veri e propri flashback di io nel 2007-2008, che avevo 12-13 anni, l'estate, a giocare a Pokémon Perla in giardino, seduto sul tavolo. Più o meno verso le 7 di sera, quindi c'era ancora il sole, però non era altissimo, era quasi in fase di tramonto. Faceva caldo e io che giocavo col DS ed era fantastico, era veramente fantastico. Mi vengono in mente queste immagini di quando ero piccolo ed è spettacolare con queste musiche che mi sono rimaste da allora. Intanto rincontriamo Demetra. Ah, un gruppo di tipi loschi. Va bene, unisciti a me. Ti difenderò io, gentil donzella. E lei ci terrà in cura i Pokémon. Quindi, alla fine, è una cosa abbastanza utile. Bosco di Evopoli, dove il tempo si è fermato. In effetti, riguardo alla cosa che ho appena detto, dove mi sono ricordato di quando ero piccolo,
Il tempo si è veramente fermato. E qui possiamo fare una cattura, ragazzi. Quindi, ok, Baccalga e vediamo un po' che cosa ci uscirà. La cosa brutta, però, è che avendo Demetra insieme a noi, praticamente dobbiamo cioè, usciranno tutti i Pokémon doppi. E quindi dovremo buttarne giù uno prima di usare una Pokéball, altrimenti non potrà lanciarla, perché dirà tipo che non riesce a prendere la mira con due Pokémon, una cosa del genere. Quindi approfittiamone per catturare uno di questi Pokémon. Se non sbaglio, Badiou esce anche in altri percorsi, quindi ce lo teniamo buono. Direi di buttare giù Badiou, quindi, e di provare a catturare Vrumple. Intanto ha Spiritomb, cioè me ne sono accorto adesso. Al posto di Chansey ha Spiritomb, cioè tra tutti i Pokémon che poteva avere, giustamente. E io voglio provare Oscuro Tuffo adesso. E io voglio provare Oscuro Tuffo. E che cavolo, per una volta lo provo io. Doppio team, fantastico. Oh, mi piace, mi piace. Ok, grazie per avermi buttato giù Badiou. Ah no, ha colpito tutti e due. No, non buttare... Spiritomb! Niente, ragazzi, ci siamo giocati la possibilità di fare una cattura nel Bosco Evopoli, fantastico. Un applauso per Spiritomb, grazie! Forse era meglio Chansey che spammava Cova Uova anche a full vita. Già, abbastanza. Va bene, si va avanti. Allora, Erzai al 15, quindi direi di mettere davanti Natsu. E poi c'è più meno meno più che ancora a livello 11, tipo, ma va bene, ce lo faremo bastare per adesso. Qui nel Bosco Evopoli possiamo approfittare per expare un po'. Anche se penso che prima della palestra di Gardenia experò io un po' per conto mio, perché siamo un po' sottolivellati, quindi vedrò di lavorare un po'. Intanto, Roselia è andato. Rogodenti, oh mio Dio. Va bene, noi continuiamo a usare geloraggio sui tipi erba, dato che ce ne continuano a mandare. Ferro scudo, va bene, lega tutto. Continua a mandare Pokémon erba! Va bene, geloraggio, fantastico, li sto swipando tutti. Anzi, swipando, perché lo swipe è quello di Instagram, va bene. E abbiamo sconfitto la prima coppietta. Una Baccacao? Che buona, questa quasi quasi me la mangio io al posto dei miei Pokémon. Cioè, no, aspetta, in realtà le bacche di cacao non sono così buone, perché è cacao puro, ed è tipo amarissimo, quindi no, facciamo di no. Giustamente il cacao che mangiamo noi è... trattato e con lo zucchero. Perché hai Arceus? Perché? Ah! Va bene, proviamoci. Geloraggio su Lunaton, vampata. Ok. Frustrazione, gran voce. Va bene, meglio cambiare Pokémon e mandare il nostro Arceus. Baldeali, grazie. Magneta ascesa, ferro scudo. Ok. Direi di andare a usare... beh, giudizio stabbata, quindi io la uso lo stesso. Tanto ormai quell'Arceus è innocuo, ha usato vampata già due volte. Gli è calato l'attacco speciale di brutto. Ok. Pericolo scampato, Natsu al 16, cos'è che vuole imparare? Gemmo forza, 70-100, non male. Beh, al posto di fulmi sguardo, dai. Frustrazione, ferro scudo. Direi di concludere con un bel Fendispazio. Ok. Molto molto bene. E la cosa bella è che dopo ogni lotta non devo usare strumenti perché Demetra ce li cura. È stupendo tutto ciò. Infatti c'è un trucchetto che prima di uscire dal Bosco Evopoli, dopo che avete fatto gli allenatori, se dovete livellare, non uscite dal bosco perché sennò Demetra se ne andrà. Ma livellando insieme ancora a Demetra potrete farvi curare i Pokémon ogni volta. Infatti io, arrivato alla fine del Bosco Evopoli, non andrò all'uscita perché voglio concludere l'episodio prima di far andare via Demetra. In questo modo, fuori parte, potrò livellare avendo lei che ci cura. Ed è una cosa molto buona. Quindi, continuiamo ad expare! Contro questi due pigliamosche molto agguerriti che ci mandano Cacturne e Feraligator. Sono dei gran bei coleotteri, se posso dire la mia opinione. Allora, direi geloraggio su Cacturne, che è super efficace. Fantastico. Vai, Feraligator, usami... una mossa acqua, stavo per dire, uffa. Ok, forse è meglio cambiare Pokémon però adesso. Quindi mettiamo Brando. Ombra notturna, va bene, onda calda. Ok, gran voce. Fantastico, io direi giudizio su Wailord, perché a livello 12 è... Feraligator è al 9. Ok. Natsu è al 17, Brando è al 18. Tripletta.
Ancora giudizio su Fraligator e dico voto 20.000 perché Fraligator lo adoro. Skitty, ancora giudizio, voto 6, è carino. Adesso non mi metterò mica a giudicare tutti i Pokémon, però, che cavolo. Diventa stressante, se no. Ok, altra coppietta sconfitta, dovremmo essere vicini alla meta. Badiou e Cascoon, ok. Vediamo un po' che strumento c'è qui. Pallafumo, ok. No, selvatici, che poi ho pure il repellente, quindi perché non lo sto usando? Chi lo sa? Abbiamo saltato qualcuno? Vabbè, a parte loro che li ho visti già. Ok, affrontiamo questa coppia di psiche. Psiche, sì, ok. Porygon 2 ed Ekans. Va bene. Direi... voglio provare a usare Gemmo Forza, che non l'ho ancora usata. Ce l'ha anche lui! Oddio, super rischio. Super rischio! Mamma mia quanto ho rischiato, ragazzi. Ho rischiato di brutto. Ok. Smettila di usare Super Zanna. Ok. Mamma mia, non voglio perdere Natsu perché ha un'abilità veramente buona. E tra l'altro ha Gelo Raggio che è super ottima. E quindi no. Non mi farò uccidere un Pokémon con una mossa da 90 di potenza. Assolutamente no. E poi è pure al 17, l'ho livellato così bene. Oh mio Dio, selvatici, per favore, alla larga! Lo devo usare il repellente? Vabbè che siamo arrivati alla fine, quindi ormai è inutile. Sì, vedo già l'entrata dell'antico chateau. Squawdrago! Che bello l'antico chateau, tra l'altro, oh mio Dio. Ok. Ragazzi, io direi di non avvicinarci, anche perché sennò Demetra se ne andrebbe, come vi ho già detto. Vediamo un pochino a che punto è arrivato l'uovo. Pare che quest'uovo ci metterà molto a schiudersi, oh mio Dio. Secondo me si schiuderà tipo quando avremo 3 medaglie, almeno. Secondo me sì, vabbè, fuori parte posso provare tipo a camminare per conto mio. Magari aspetterei di avere la bicicletta prima, ecco, quello non sarebbe male. Va bene, quindi per questo episodio direi che ci possiamo anche fermare qui. Io mi fermo ancora prima per expare. Vi invito a lasciare un bel pollice in su, vi raccomando, cerchiamo di arrivare a 4.000 like. Vi sfido a raggiungerli e noi ci vediamo in un prossimo episodio. Bye bye!